Oh, Zagar, ciao ragazzi. Allora, volevo un attimino parlare. Sono un tifoso sfegatato di Simone Scuffette, è il mio idolo. Secondo me è un campione. Prima di tutto come persona, nei comportamenti, è un grande portiere. Sono andato a conoscerlo a scuola al De Ganotti. Però mi hanno detto che Simone a scuola era veramente umile, molto molto umile, umilissimo. Più umile Simone che gli altri ragazzi delle altre classi che quasi quasi si atteggiavano più di Simone, tra virgolette. Mi hanno detto che Simone a scuola era bravo, saltava sì tante lezioni per via dell'Udinese, anche qualche volta andava a ritirare qualche diciamo premio, riconoscimento. E poi sì, c'era la prof di italiano che mi ha detto che Simone in quinta superiore lo vedeva un po' triste perché sì, giocava di meno, però sì, mi hanno detto che ha un ottimo ricordo di Simone e l'aveva colpito, diciamo, la sua umiltà e la sua, diciamo, spontaneità, semplicità. E anche io, diciamo, nel mio piccolo voglio essere un po' sì, come Simone. E poi si è diplomato, ha fatto bene a finire le scuole. Ci sono tanti calciatori che sì, non fanno, diciamo, le scuole quelle, diciamo, sì, normali, ma fanno quelle scuole sportive tramite le società. Forse sono un po' scuole fasulle. Invece Simone ha fatto una scuola seria e tosta. Non come Gigi Donnarumma, che la prof, sì, la direttrice, diciamo, lo cercava, che doveva fare l'esame di Stato, invece è andato in Spagna a fare la vacanza di Ibiza. Quindi, boh, Donnarumma poco campione, sia nei comportamenti che anche come così caratterialmente. Simone Scuffet per me è un grande campione, è un esempio. E quindi forza, forza Simone Scuffet. Sì, sono sempre un suo tifoso. Quando gioca bene sono molto contento, quando magari gioca male o sta in panchina mi dispiace, ma in Simone io ci credo sempre. E quindi così, forza Scuffet. E vonde. Oh, ciao.